cosa c'è? Vision Air, al cinema, con Laura Buffa. Ne sei sicuro? Sì. Sì. Benvenuti all'appuntamento con le Vision News, le notizie dal mondo del cinema a cura di Vision Air. Variety ha diffuso in esclusiva la notizia del prossimo film al quale si dedicherà Paolo Sorrentino, una volta ormai archiviate le 10 puntate della serie TV The Young Pope. Al centro del suo nuovo lavoro ci sarebbe la figura di Silvio Berlusconi. Il titolo del film dovrebbe essere Loro. Medusa, che ha coprodotto La grande bellezza Youth, non prenderà parte al nuovo progetto di Sorrentino. Rimaniamo in tema di notizioni perché sembra che la Sony sia pronta a spendere ben 150 milioni di dollari per cercare di convincere Daniel Craig a tornare nei panni di James Bond, dopo che l'attore ha annunciato il suo addio definitivo al personaggio. Lo scopo dell'offerta sarebbe assicurarsi la star per altri due film e avere così più tempo per scegliere un nuovo attore più giovane. A proposito di nuovi progetti, James Franco, Jack Raynor, Dennis Quaid e Zoe Kravitz saranno i protagonisti di Keen, un thriller fantascientifico diretto da Jonathan e Josh Baker. Al centro della storia ci saranno un ex carcerato e suo fratello minore. I due saranno costretti a fuggire da un criminale vendicativo, dagli agenti federali e da uno squadrone di soldati non umani. Intanto si scoprono nuovi dettagli a proposito di Rogue One e Star Wars Story, il primo spin-off di Guerre Stellari. Molto curiosa la presenza di un nuovo droide, un R2-D2 nero. Niente paura, il simpatico robottino non è passato al lato oscuro della forza. Si tratta di C2B5, che però è dello stesso modello del nostro più famoso amico. La storia che verrà raccontata nel film, lo ricordiamo, racconta del gruppo di mercenari che ruba i piani della Morte Nera per dell'alleanza ribelle. Per finire parliamo di supereroi perché sul web si fa sempre più insistente la voce secondo la quale le riprese di Aquaman prenderanno il via in Australia all'inizio del 2017. Nel cast, oltre a Jason Momoa, ci saranno anche Amber Heard, Willem Dafoe e Michael Kenneth Williams. Per il momento è tutto da Laura Buffa, ma se volete rimanere sempre aggiornati sulle novità dal mondo del cinema, venite a trovarmi sul sito www.visionair.fm. A presto e buon cinema a tutti!